altre iniziative del Rotary per il futuro? Altre iniziative del Rotary per il futuro, appunto, continuerà questo progetto. Noi abbiamo appena chiuso un'iniziativa con Penta, all'istituto scolastico della frazione Penta. Proprio la settimana scorsa, il 7, abbiamo inaugurato una pensilina per coprire una rampa di accesso per i ragazzi, i quali quando scendevano dalla macchina dei genitori avevano 10-15 metri da dover attraversare sotto l'acqua, sotto le intemperie. Quindi la settimana scorsa abbiamo fatto questa inaugurazione. Abbiamo donato anche alla Croce Rossa, per distribuire alle famiglie disagiate, qualcosa come 40 tonnellate di generi alimentari, olio, pane, pasta, biscotti, brioche e quant'altro, e sono state donate sia alla Croce Rossa di Salerno e al Banco Alimentare, ma soprattutto abbiamo fatto sì che le tre case di riposo di Bracigliano, di Calvanica e di Gaiano ricevessero anche loro la quota parte di questi viveri. In più il Rotary Salerno Nord ha installato il 24 febbraio, giorno del 116° anno di attività del Rotary, il Rotary è nato nel 1905, abbiamo installato una ruota a simbolo di questo Rotary che continua a lavorare anche con la pandemia, ovvero la pandemia ci ha piegati ma non ci ha bloccati, non ci ha assolutamente spezzati, per cui questo è stato. Ci sono altri progetti che porteremo avanti, lo spreco alimentare presso le scuole, presso anche i ristoranti e le pizzerie, che purtroppo quest'anno, sempre per via della pandemia, è rimasto congelato, ma è solo congelato. Il presidente che succederà lo porterà sicuramente avanti, così come altri progetti che avevamo in essere, in cantiere, quello della protezione antincendio, cioè volevamo acquistare dei droni proprio per la prevenzione e donarla alla Protezione Civile. Quindi e tante iniziative che mano a mano verranno. Grazie, Presidente. Grazie. Grazie a voi.